Ora do il benvenuto a Salvatore Gazziano di Soldi Expert SCF. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Ecco, io vorrei partire proprio da Creval, perché è arrivato il via libera di Consob al documento di offerta di Credit Agricole Italia nell'ambito appunto dell'offerta pubblica di acquisto promossa su Creval, annunciata a fine novembre e che partirà la prossima settimana. Il periodo di adesione avrà inizio il 30 marzo e terminerà il 21 di aprile, salvo proroghe. Sono confermati per chi aderirà i 10,50 euro per ciascuna azione Creval in pagamento il 26 di aprile. Del resto la banca francese, che in Italia è guidata da Giampiero Maioli, ha ripetutamente escluso l'intenzione di ritoccare il prezzo all'insù, nonostante il mercato sembri invece scommettere su un possibile ritocco. Ecco, le voglio chiedere, Gazziano, se andiamo a vedere da dove riparte oggi Creval, si riparte da 12 euro, il premio è il corrispettivo è 10,50 euro, ci attende un ritocco dell'offerta? Ma le pressioni da parte di diversi azionisti di minoranza sono state in queste settimane, in questi mesi, abbastanza forti, anche perché Credito Valtellinese sicuramente è risalito dagli inferi in cui era sceso anche sotto i 7-8 euro negli scorsi mesi, ma è un titolo che storicamente ha avuto, prima di aumenti di capitale molto dilutivi, valutazioni anche di decine e decine di volte superiori ai prezzi attuali. Gli azionisti storici del Credito Valtellinese hanno le azioni anche a 100 euro e anche al doppio in carico, se non hanno aderito agli aumenti di capitale, se non sono stati diluite. Quindi è indubbio che da parte di molti azionisti storici di quella che è stata una banca simbolo della rimonta delle piccole banche, ma poi è stata anche purtroppo una banca simbolo delle difficoltà di banche cosiddette del territorio di saper gestire tutto ciò che riguardava la parte del credito e di tutto ciò che riguarda i non performing loans, oggi sicuramente contestano. Sicuramente questa operazione di Credit Agricole è stata preparata da una buona operazione diplomatica, perché alcuni degli azionisti più importanti o comunque più di rilievo anche in battaglie attiviste, penso ad Algebris di Serra, hanno da subito aderito a questa proposta e hanno quindi un po' raffreddato le speranze di chi fra gli azionisti di minoranza avrebbe cercato di rilanciare il titolo. È indubbio che queste valutazioni è giusto che riflettono forse il valore reale, ma nei confronti degli azionisti storici comprendo lo smarrimento di un'ennesima OPA che dimostra che anche il cosiddetto lungo termine può essere una trappola per molti azionisti che non in tempo hanno capito che il Credito Valtellinese tanti anni fa non era più la banca degli anni 90, ma era una banca che stava operando in un mercato molto più difficile e senza tutto quel valore aggiunto che poteva avere tanti anni fa. E la situazione, appunto, raccontavamo, le borse europee si preparano ad un avvio in calo, non solo, arriva un'altra notizia abbastanza, insomma, non all'insegna dell'ottimismo. A proposito dei vaccini, non si placano le polemiche su AstraZeneca, le critiche questa volta arrivano dall'altra parte dell'Atlantico, dove l'Istituto statunitense di allergie e malattie infettive ha espresso nelle ultime ore perplessità sulle informazioni rilasciate dalla casa farmaceutica anglo-svedese durante la sperimentazione del siero anti-Covid. Gli esperti del Data and Safety Monitoring Board ritengono infatti che i dati resi noti da AstraZeneca siano obsoleti ed incompleti, chiedendo alla società di fornire dati più recenti ed accurati in tempi rapidi. Nessuna replica al momento da AstraZeneca. Dunque la situazione diventa sempre più complessa, ci attende una giornata all'insegna dei ribassi, è così, anche perché attenzione soprattutto a Francoforte, dopo che ha deciso la Germania di prorogare il lockdown fino al 18 di aprile. Sì, sicuramente la mossa ieri della cancelliera Merkel di prorogare fino al 18 aprile un blocco in una opinione pubblica che comunque è molto smarrita di fatto di quello che sta accadendo in Germania per quello che riguarda la gestione del vaccino. Anche in Germania, non solo in Italia, non solo in Lombardia, vi è smarrimento su come i vertici di anche una delle nazioni considerate sicuramente fra le più forti in Europa hanno affrontato il vaccino e tutta la campagna vaccinazione e tutta la politica di confinamento. C'è da dire che comunque la Germania
sta mostrando dal lato produttivo dati comunque in forte recupero, e ha alcuni campioni, lo abbiamo visto ancora in questi giorni, Volkswagen, ma tutta l'industria automobilistica, Daimler, Porsche, che tra l'altro oggi avrà un consiglio di amministrazione, essere molto forti, e questo sta un po', diciamo, frenando le ire di molti che considerano, insomma, la Germania come fra gli imputati anche di una cattiva gestione non solo della campagna vaccinazioni, ma anche della campagna acquisto vaccini, poiché a livello europeo sicuramente il peso importante dell'azionista tedesco è stato significativo. Io la ringrazio per essere stato con noi, grazie a Salvatore Gazziano di Soldi Expert SCF, alla prossima occasione.